specie di repertorio di segretarie rispetto a poi i dirigenti aziendali. Di segretarie, mi hai detto che... Capito, di segretari? Ok. Repertorio di segretari nel senso a chi bisogna andare a... Ah, i tipi umani aziendali? Oh mio Dio, questa è una bella domanda. Mi devo improvvisare una risposta perché non la so. No, è vero. No, perché io ho capito segretari, e siccome lunedì andrò a lavorare in Tenaris, l'azienda Tenaris è ad Almine, vicino a Bergamo, è la più grande acciaieria d'Europa, e il 98% degli 8.000 dipendenti sono uomini, tant'è che in Tenaris ci sono i segretari, non ci sono le segretarie. Infatti io lunedì vorrò andare a scovare almeno una donna per dargli la medaglia, resisti, io sono con te. Allora, altre tipologie, cioè chi lavora in azienda? No, non ho capito la domanda, si capisce? Avevi detto che dal tipo di segretaria poi si può capire che tipo è il dirigente. Okay. La cosa è un pelo differente, no? Io ho detto che se vuoi arrivare poi a poter parlare o avere la fiducia intesa come contratto per andare poi a fare formazione in azienda, devi parlare con le segretarie, però non ci sono, cioè, ovviamente ogni segretaria poi ha la sua dinamica, il suo carattere, la sua tinta di capelli, però l'obiettivo è quella tipologia lì, indipendentemente poi, appunto, stiamo parlando di, io poi la faccio facile, sto parlando anche di diversi tipi di aziende, cioè vi sto parlando di un'azienda medio piccola che ha magari 20-30 dipendenti e ha questa visione incredibile futuristica del fatto di darsi una mossa per poter andare avanti o migliorare il proprio sistema lavoro, ma vi sto parlando anche appunto di Microsoft, della Coca-Cola, di Team, di Vodafone, Barilla, Ferrari. Volevo dirvi anche un'altra cosa, funziona così il rapporto del, perché poi credo che quello che mi interessa è, va bene, tutto bello, tutto fantastico, anche divertente, ma poi io come faccio? Cioè, qual è la cosa che vi posso portare a casa in saccoccia per poi potermi proporre in un futuro, speriamo domani, domenica, anche di domenica si lavora, perché no? Dovrebbe essere. Cos'è che stavo dicendo? No, no, è il fatto di capire poi qual è la vera attitudine, la vera cosa che posso andare a proporre. Allora, quando parlavo prima di duttilità, nel mio mestiere io non faccio solo il formatore aziendale, faccio anche il docente teatrale, ma faccio anche l'organizzatore, ma faccio anche la segretaria che scrive le mail per proporre, ma mi invento anche il lavoro. Se volete fare questo lavoro, ma credo che lo faccia anche lui, lo faccio pure io, cioè lo facciamo tutti, casi. Inventare il lavoro, cioè nel momento, dicevo prima Marcella nell'intervallo, la cosa che fa la differenza, se voi ci pensate bene, a livello di innovazione, perché Mark Zuckerberg è diventato il signor Facebook o Steve Jobs ci ha regalato tutti gli strumenti di cui neanche sapevamo aver bisogno? Perché hanno guardato e hanno pensato a ciò che non c'è. Nell'improvvisazione si insegna proprio questo, non solo a sfruttare ciò che c'è, perché ciò che c'è c'è già, e quindi ognuno di noi può, io posso sfruttare, utilizzare, scusate, parliamo positivamente, io posso utilizzare l'autovettura, facciamo l'esempio di prima, la Fiat senza parlare la Ferrari, per quelle che sono le mie competenze. Quindi ognuno di noi guiderà la stessa auto in modi differenti, ma questo c'è già. Poi ci sarà quello che vince il campionato mondiale della 500, quello che arriva ultimo, ma c'è già. Voi avete questo compito, ma ce l'ho anch'io, ce l'ha anche lui, a me no, non siamo fermi e bolsi, perché sennò lì sì che diventi aziendalista, nel senso,
io lavoro, alla fine del mese mi danno quello stipendio lì, ma a me chi me lo fa fare? La cosa che mi sento dire quando vedo l'azienda, sì bravo te, ma a me, detto in parole povere, che cosa me ne frega? Tanto io ho il 27, perché c'è un adattamento, no? Un adagiamento, e quindi l'appiattimento è la morte. Voi dovete lavorare su quello che manca. Innovazione, la parola innovazione vuol dire mettere insieme due cose che ci sono già per crearne una terza. Questa è l'innovazione. Quindi dovete essere scaltri, furbi, svelti, lesti, veloci a capire per voi ciò che manca. Il mio bisogno personale deve diventare un bisogno pubblico. La pubblicità funziona così. Perché alcuni prodotti si vendono e altri si vendono meno? Perché i prodotti che si vendono inconsapevolmente coprono un'esigenza che il compratore non sa neanche di avere, o non lo sapeva finché io non arrivo con la mia bel prodotto, tac, e ti dico: oh Ciccio, ma tu adesso di questa roba qua non ne puoi più fare a meno. Oppure, fino a ieri quel prodotto lì era così, ma guarda adesso io come te lo faccio, e tu non puoi più farne a meno. Io sono nato molto prima del primo videogame, per chi se lo ricorda, in bianco e nero, non so se qualcuno l'ha visto, c'era la pallina che andava da qua e le due barre tennistiche, No, non è Pac-Man. No. Pac-Man è già io ti parlo del paleolitico, eravamo io, Godzilla, e c'ero anch'io, e Carmelo, eravamo noi tre. Io e Carmelo abbiamo fatto l'innovazione, è nato Godzilla. E per quanto mi ricordo io, era fantastico, perché sono passato dal flipper, sapete quella cosa che si usa a questa cosa in bianco e nero. Io ci ho passato mesi. Ieri è uscita Xbox 4 e PlayStation 4 e Xbox. Sapete ieri, primo giorno, quante ne hanno vendute in Italia? Ho visto stamattina il telegiornale in albergo. La PlayStation 4 ieri hanno aperto. In Italia c'è la crisi. Sì. Quante ne hanno vendute? Ieri. 1 milione. Porca. 1 milione ieri. Hanno fatto vedere il telegiornale, la gente si ammazzava per entrare. Un milione. C'è la crisi. Qualcuno dice cavolate. Oppure, la verità, si sta sempre più allargando la forbice fra chi ce la fa o chi può, fortunato, esatto, chi può e chi non può. E qui non sta tanto a dirsi: ma io sono già dall'altra parte della forbice, col cacchio che mi comprerò mai la PlayStation 4. Bene, intanto è positivo il fatto di sapere da che parte si sta, perché c'è gente che fa finta, si compra la PlayStation 4, ma in realtà sta dall'altra parte. E ve lo posso dire per esperienza, ma credo che tutti noi conosciamo gente. C'è gente che verrà al raduno internazionale che tutti gli anni organizziamo a Piombino dal 2 al 6 di gennaio, 14 anni che lo organizzo. C'è gente che viene a questo raduno, che paga una quota per venire a questo raduno, e sta dall'altra parte. Non voglio fare il giudicante, però osservo: se non hai soldi per mangiare, forse a volte è anche doveroso rinunciare, perché è vero, inseguite i sogni si realizzano, sì, i sogni si realizzano, ma bisogna avere una base concreta. Come dicevo prima, noi siamo gli alberi, ma gli alberi crescono se hanno radici, se no al primo colpo di vento, altro che il salice piangente, il salice devastante. Quindi questa forbice che si allarga sempre di più, noi, anche se siamo coscientemente, anzi soprattutto se siamo coscientemente dalla parte di chi, per mille motivi, non per mancanza di volontà, ora come ora siamo dall'altra parte, ma noi, io anche, abbiamo il dovere fisico anche, di saltare dall'altra parte. Come? Perché a parole siamo tutti Janis Joplin.
come? Appunto, mettendo in campo quelle che sono le nostre competenze, guardando che cosa manca. Che cosa manca? L'improvvisazione teatrale, in ambito teatrale, è sempre stata vista con un occhio storto, di più, perché l'improvvisazione teatrale ha 1743 pregi, ma anche 8523 qualità, tra cui quella di far mangiare solo chi ne ha la competenza. Se non sei capace a improvvisare, non vai da nessuna parte. Vale per l'improvvisazione, perché è il mio mestiere, ma vale per qualsiasi, l'avvocato, l'ingegnere, il panettiere. Noi nei teatri italiani, nei circuiti italiani, abbiamo mille difficoltà a entrare, e la dico positivamente, perché chi di mestiere poi decide, chi ha le qualità, le proprietà e anche le capacità per giudicare, in realtà non ci circuita. Sapete perché? Per un motivo solo: perché non ci ha mai visto. Solo perché non ci ha mai visto, perché poi nel momento in cui con fatica, io parlo ovviamente della mia esperienza lombarda milanese, riusciamo ad andare, noi siamo riusciti ad andare al Teatro Nuovo in Piazza San Babila a Milano, che è la piazza di fianco a Piazza del Duomo, che ha 900 posti, e gli abbiamo messo dentro 857 paganti. Allora, improvvisamente, come una scintilla, il Comune di Milano ti chiama e dice: ma è bellissima questa cosa nuova. E io gli rispondo: sì, nata nel 1400 con la Commedia dell'arte. Certo. Siamo nuovi di 650 anni, cara la mia signora Moratti, che è più o meno la sua età. Quindi per quello che ci siamo trovati. Prima di Godzilla. Per quello che ci siamo trovati. Però abbiamo, io al Teatro Nuovo, gli 857 paganti, ce li ho messi, questo mi vanto fino a che scampo, ce li ho messi io, ho rischiato io, ho pagato io. Quindi se fosse andata male, probabilmente oggi non sarei qua a parlare davanti a voi. Perché la famosa asticella di cui parlava l'assessore, è vero, ma questa asticella dal mio punto di vista tutti i giorni la dobbiamo alzare, poco, ma tutti i giorni, perché se no diventiamo gli aziendalisti. Ma chi me lo fa fare? Ma chi me ne frega? Quanto mi serve per, a me per vivere? Dunque, devo pagare l'affitto, le spese della casa, mi servono, dico un numero a casa, 1.000 euro, a casa, a caso, 1.000 euro al mese. Se vi servono 1.000 euro al mese per vivere, voi avete l'obbligo di guadagnarne 2.000. Avete questo obbligo qui, perché non lo sapete che cazzo, che cosa succede un mese in cui questo mestiere, che non ha uno stipendio fisso, una certezza, una liquidità, la mutua, le ferie pagate, le malattie pagate, non ce l'avete. Io domenica scorsa avevo la febbre, mi sono alzato con la febbre, ho parlato alla febbre, gli ho detto: non ho tempo di ammalarmi, e lunedì mattina stavo mediamente meglio. Perché se poi ti auto convinci che stai sì bene. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Questo è l'alzamento dell'asticella. Cioè, provate a fare il doppio per portare a casa la metà, ma è la metà in realtà l'esatto quello che vi serve per. Con sempre la assoluta soddisfazione. Non sempre, io adesso ve la sto raccontando così perché sono così, però non è che tutti i giorni della mia vita sono felici, non è che tutti i giorni della mia vita lavoro, non è che tutti i giorni della mia vita la gente viene e mi chiede dei soldi a casa. No, non sempre. Ma quando non è così, bene, allora lì è... Cos'è che manca? Guardatemi in giro, c'è un sacco di gente che non sa neanche che gli manca un sacco di cose. Non permettetevi, vi suggerisco, di fare così. Umanamente non è che tutti i giorni mi posso svegliare a fare sta cosa, ma quando ne comincia a sentirsi la necessità, fate così. Usate un'altra parola che non ho ancora detto, l'istinto.
non siamo più capaci di utilizzare l'istinto, perché l'istinto fa paura, perché l'istinto non fa sconti, perché l'istinto è verità. E però è quella roba lì che fa la differenza, l'istinto. Sapete, hanno fatto questa statistica quando c'è stato il disastro delle Torri Gemelle. Di chi si è salvato, l'88% ha seguito l'istinto. Di chi si è salvato. Gli altri hanno seguito la ragione e non solo per colpa loro, per amore di Dio, hanno fatto la fine che hanno fatto. L'istinto. Se capite che quella cosa lì non funziona, è inutile continuare. Se non, se io continuo a, ti prendo come un esempio, se io continuo ad andare all'assessore oppure chiedere a lui, facciamo questa cosa insieme, ti propongo questa cosa, guarda, questa cosa qua è una figata incredibile, guarda, questa cosa non puoi non far dire. Ma se quest'uomo, lui come esempio, ma chiunque, sì, continua, sì, a dire no perché l'ha detto prima, cioè poi io devo valutare X cose, non è perché sei tu, certo, hai l'idea del pensi di avere l'idea del secolo, pensi di avere anche l'esperienza del secolo e tutte le attitudini del secolo, poi io sono obbligato a. A quest'uomo qui magari possiamo dire, però possiamo invitarlo, se lui... se Maometto non va alla montagna, a verificare. Ma, esatto, se, il proverbio è sempre quello, no? Se Maometto non va alla montagna, Maometto va al mare, intanto siete nella regione, portatelo al mare Maometto, cioè invitatelo a vedere una volta in modo professionale, perché uno come questo giovane qui, grazie, non è che no, non è che poi giustamente può dire sì a tutto, perché sennò fa la fine che diceva prima dell'esempio. Condividi, anch'io da giovane ho fatto le recite all'oratorio, quindi, ma per amore di Dio, però è che può, fa per altri tipi di responsabilità, però è lui, è uno che è di là dell'asticella, siamo noi che dobbiamo saltare per andare a trovare lui, non lui che deve venire da noi. E questo funziona anche aziendalmente parlando, perché io ho cominciato con le piccole aziende e poi ho scalato, diciamo, questa asticella, tra l'altro più per passaparola che per internet, se devo essere sicuro, sì, sincero. È vero, serve il sito, serve tutto, ma poi in tutti i mestieri del mondo, da sempre, quello che conta ancora di più è il passaparola, perché il passaparola è fiducioso, perché se qualcuno mi passa la parola vuol dire che è qualcuno che io conosco. È vero, noi lavoriamo anche grazie a gente che arriva e ci scrive, dice: ah, ho visto il vostro sito, sarei interessato. Io vado, gli racconto che cosa faccio, decide per il sì, decide per il no, va bene, non sempre si porta a casa il lavoro. Ma molto più spesso a noi suona il telefono e mi dico: salve, ho saputo di lei, ho saputo di voi, sareste liberi quel giorno lì, sareste liberi quel pomeriggio? No, la risposta. Non vengo, sono impegnatissimo. Prego, finito. No, una domanda è relativa poi al teatro d'azienda proprio, vale a dire la gente chiama voi, forse adesso mi ha già risposto, perché vuole fare team building, formazione con il teatro, oppure perché tra le mille proposte è casuale, c'è anche quella del teatro, tra per esempio fare più una cosa piuttosto che un'altra, nel senso è più una richiesta magari anche snob, nel senso di aziende che dicono: ah, oggi facciamo formazione con il teatro perché sembra una cosa innovativa, figa, o ci sono delle strategie aziendali precise? Allora, l'azienda non ha idea, chi ci chiama non ha idea. Allora, per il 60% dei casi personali, chi ci chiama in azienda è gente che è venuta a vedere un nostro spettacolo. Quindi vengono a vedere lo spettacolo e poi mi chiedono: ma voi fate anche attività aziendali? Assolutamente sì. E quindi da lì nasce la collaborazione. Oppure ci chiamano e ci dicono, adesso in questi ultimi 2 anni io ho il mio nemico giurato, il cooking. Ah, sì. Siete in gara voi e il cooking, la cucina, sì, gli fanno fare il pane agli aziendali, gli fanno, perché serve fare il pane, serve soprattutto se lavori in banca, mettere le mani nella pasta, sì, ovviamente è tutta metafora, così, no? Così è, così è ovvio.
E quindi io, noi abbiamo questo perché? Perché adesso in televisione c'è da Masterchef in giù, sono tutti un'ondata paurosa. Sono tutti, siamo tutti bravissimi a cucinare, io no, io mangio, sono il re della rosticceria. Poi butto via quello che c'è dentro nella vasca di plastica e mangio la plastica in quanto milanese, serve per mantenermi. E quindi le aziende non lo sanno, non lo sanno, appunto, poi per passaparola. L'altro problema, ecco, una cosa mi ha fatto venire in mente, altro grandissimo problema. Allora, l'azienda ci contatta, qualcuno viene a vedere lo spettacolo, l'azienda ci contatta, quindi X viene a vedere lo spettacolo, Y mi contatta, io vado a fare la riunione con Jay. Jay, sempre o nel 99% dei casi, è o un uomo o una donna ansiotica che ha sotto di sé, e quindi sempre in riunione, altri due personaggi, le segretarie, anch'esse ansiotiche perché sennò non lavorerebbero con lei o con lui. E tutti e tre mi esprimono nel tempo di riunione, che va da un minimo di 30 minuti a un massimo di 45, perché non hanno, cioè, il tempo di vendita è quello. Tutti loro, ma cosa fa? Mi hanno detto che è bravo, così, cosa fa? E fa l'improvvisazione? Ma ci fa parlare? Queste sono le domande che ti fanno. Allora, la prima cosa che devi fare per mestiere è rassicurare questi pali morti ansiogeni. Il pale morto non capisce che cosa tu gli proponi e cosa fa? Deve andare dal grande capo a dire: ah, hanno proposto questa cosa, non ho capito nulla di quello che mi hanno detto, però mi hanno detto che sono bravi, firma. E lì è il momento decisivo, dove io non ci sono mai. Quindi sta veramente alla pesca dei tonni che poi uno firmi o no. Quindi va sulla fiducia. E sulla fiducia, passaparola, esatto. I grandi capi, che essendo messi lì, nel 99% dei casi non sono delle persone stupide, anzi, non si fidano. Perché nessuno di noi, ma neanche noi credo, firmeremo un contratto in bianco così senza sapere chi ti porti a casa. E quindi lì fortunatamente nasce il passaparola, cioè Ciccio chiama Caio, chiama... E ovviamente poi se questa cosa fu l'asticella, no? Più succede a livelli alti e più per me negli anni è diventato più semplice lavorare, perché poi appunto per fiducia ci si tramanda il verbo. Però è così. La sintesi di questa mia parabola è: mettete in conto le delusioni inaspettate. Cioè, voi fate questo progetto, questa idea, questo percorso ai massimi livelli per quelle che sono le vostre potenzialità, anzi al 101%, e poi quando arrivate davanti al traguardo la porta non si apre. Succede. La bravura è nel portarvela dietro voi la porta. Non aspettate di arrivarci lì davanti, portatela già dietro la vostra porta, non gli date chance, cioè se siete bravi nel vostro mestiere la porta ve la dovete portare dietro. È una fatica in più, perché la porta pesa, perché la porta non è sempre uguale, dipendentemente da chi andate a parlare, la porta è di granito, di marmo, di legno, di plastica, di nulla, però questa porta la dovete aprire prima voi. Che se aspettate sempre che siano gli altri ad aprirla, ripeto, magari a volte si apre, magari qualche volta no. Adesso faccio come l'assessore. Avete visto? No, perché questa sicuramente è una tecnica che gli hanno insegnato, sì. Perché funziona così, ma poi forse chi gliel'ha insegnato gli ha insegnato che poi tendenzialmente questa cosa la puoi fare anche così, certo. Perché se no è bellissima. Sale. Faraoni. Ho pensato al faraone quando sì. Salutiamo Alessandro che ci starà seguendo in streaming. Comunque così, sicuramente con la non funzionava con il microfono. ci sono domande su questo aspetto del teatro d'azienda? Sì, no? Però possiamo, perché poi io vorrei andare a me piacerebbe fare una carrellata con loro.
per sapere che cosa. Va bene, iniziamo da Giovanni allora, che voleva fare una domanda e poi. La domanda e poi ci dite voi quello che siete, no? Così ci riposiamo. Io, è una tecnica, una... ovviamente anche questa appunto... abbiamo inventato un po' di anni fa. No, ma davvero. Appunto per la curiosità che nasce, mi è nata questa domanda dentro, cioè la curiosità di capire come tu ti presenti, diciamo, a una nuova azienda. Mi hai spiegato il fatto della segretaria, però che c'è dietro? C'è un briefing che fai con l'azienda o c'è un'improvvisazione che vai a fare quando vai in azienda stessa? Questa cosa è bellissima. Allora, c'è un'improvvisazione nel senso che vado a spiegare qual è il mestiere dell'improvvisazione. Quindi non c'è l'approssimazione dell'improvvisazione. Cioè, vado con la mia competenza a spiegare a questi signori quelle che sono le possibilità. Quando dicevo prima l'azienda mediamente le utilità e anche gli obiettivi, anche gli obiettivi. Perché quando dicevo prima l'azienda è ignorante nel senso che ignora quali sono le potenzialità, perché improvvisazione è una parola che fa paura, perché è una parola negativa, quindi la prima cosa che gli dico è quella che ho detto a voi, improvvisazione è una cosa positiva. L'altra cosa che dico sempre, io nel senso chi fa il mio mestiere è un po' più furbo di tutti i mestieri del mondo, perché in realtà noi non insegniamo niente, io non vado a insegnare niente, né quando faccio improvvisazione aziendale, né quando faccio improvvisazione teatrale, perché l'improvvisazione ce l'avete già. Improvvisare, se andate su internet o su Zanichelli, De Votoli, vuol dire mettere in campo competenze che già abbiamo in modo istintivo, che già abbiamo, ce l'avete già l'improvvisazione. La cosa che insegniamo noi è come utilizzarle al meglio, perché ognuno di noi fortunatamente è fatto alla sua maniera. Se adesso qua suona l'allarme antincendio, ognuno di noi reagisce in modo improvvisativo. Chi urlerà, chi si alzerà, chi rimarrà impietrito, questa è l'improvvisazione, istinto, a pancia, la pancia. Una cosa che aziendalmente non succede più. In azienda non si può parlare di emotività. E in realtà nelle aziende c'è il massimo dell'emotività di un qualsiasi luogo teatrale vero. C'è più emotività nelle aziende perché c'è più stress, perché bisogna raggiungere, soprattutto adesso, fra un mese chiude l'anno, hanno tutti l'ansia del fatturato. E il fatturato deve sempre essere un po' di più dell'anno precedente. Ma c'è la crisi. E allora la cosa che andiamo a dirgli è: benissimo, allora se c'è la crisi vuol dire che siete partiti da un livello più basso, quindi dovrebbe essere più semplice raggiungere un fatturato un po' più alto. Non siete al top. E queste cose qui, la cosa incredibile è che quando gli dici le ovvietà, le persone con gli occhi e proprio il fisico, il corpo funziona molto più del verbale, no? Così proprio straniti della ovvietà che gli vai a dire. Voi lo sapete quanto conta il verbale rispetto al non verbale, il paraverbale? A livello di comunicazione tre sono i canali comunicativi, no? Verbale, non verbale, paraverbale. Il verbale da 1 a 100 conta il quanto percentuale? 30, 10. Quanto? Il 55 è non verbale sicuro, bravissima. Quanto? 40 per la bocca, quanto conta? Dimmi. 40%. 20. 30. 15. 7%. 7%. Vi faccio anche l'esempio. Allora, 7% studi condivisibili o meno, va bene, però più o meno conta comunque di più, molto di più lui. Mi tieni questo un secondo, proprio così. Aspetta, faccio. Se io adesso vi dico vi voglio un bene dell'anima, siamo tutti amici, ma la fiducia è la cosa che più, cioè uno dei due sta dicendo cavolate.
la qualità dell'improvvisazione, l'esperienza, il mestiere dell'improvvisatore sta proprio qui, nel verificare in modo consapevole, quando parlo con qualcuno, che sia uno, che siano tanti, che cosa mi stanno dicendo col corpo. A volte, che ci crediate o no, c'è gente che, faccio un esempio così, poi gli dico, avete capito? E loro, sì. E non se ne accorgono. E questa è la cosa terribile. Cioè, tu mi stai dicendo sì, uno dei due sta dicendo una cavolata. Poi glielo faccio notare e mi dicono, non è vero! È così, è così. Questa è la chiave di volta. Più terribile, perché quando vai a fare, concludo, quando vai a fare le riunioni tu sei seduto e quindi il corpo è già per metà fregato e quindi tu devi stare attento a tutta questa parte. Tutta questa parte. C'era quella serie fantastica di cui, non avendo la televisione a casa, ho visto solo una puntata, Lie to Me. Che lui guarda le espressioni, tra l'altro a ottobre è venuto in Italia Paul Ekman è venuto in Italia in un'altra società dove io collaboro a fare un corso che mi sarebbe piaciuto andare a sentirlo, perché con le mini espressività della bocca e degli occhi lui capisce se mi stai ascoltando o no, però purtroppo, ahimè, lavoravo e non sono riuscito ad andare. Però siamo arrivati negli anni, siamo sempre più arrivati all'infinitesimamente piccolo. L'improvvisazione una volta era il qui e ora, era il dogma, chi faceva il mio mestiere era l'improvvisazione è il qui e ora, no? Cioè subito, all'istante e nel luogo dove. Adesso è diventato il qui e, non c'è più neanche ora, perché il tempo, ragionandoci, facendo anche noi, incredibile, gli improvvisatori si riuniscono e fanno riunioni sull'improvvisazione, che uno dice, ma di che cosa parli? Adesso anche noi, adesso siamo al qui e, abbiamo tolto anche il tempo. Aristotele ce ne ha date tre di convenzioni e noi siamo arrivati a uno. Io punto a togliere la E, rimane solo qui. Ok. Facciamo questo giro di interventi, sì, allora. Chi sì. Ok, io sono Renato. Mettilo qua sotto. Io sono Renato De Santis, giornalista pubblicista, storico dell'arte. Da un po' ho iniziato a seguire dei corsi di teatro e sto scrivendo delle cose per il teatro. Bene, interessante. Io sono Roberta Schiraldi. Mi sono appena laureata in discipline delle arti della musica e dello spettacolo, mi piace dirlo così perché molte volte quando dici DAMS dicono cos'è? E ora sono tornata qui, quindi ho studiato a Bologna. 3 anni e sono tornata a Lecce per tranquillizzarmi un po' e per fare un po' più di esperienza, perché l'università purtroppo non la dà. E quindi sto incominciando a seguire un po' di laboratori, un po' di corsi di formazione, quelli finanziati con la regione. E speriamo bene, perché ho fatto quello di aiuto regista e segretario d'edizione, quindi ora a momenti dovrebbero uscire. Sì, le graduatorie. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Grazie. Io sono Antonio Ramos, sono spagnolo, sono attore, musicista, cantante e pedagogo di musica per bambini. Bravo. Bella esperienza. Abiti qui a Lecce? Sì. Sei qui a Lecce, ma rimani? Da due anni. E sto facendo la specialistica in filosofia e scienza, un interclasse in scienza della formazione. No, vabbè, Franco, no. Penso che lo conosciate. Se ne stiamo pure, muoio Godzilla. Dai. Sono stato qui 3 giorni con loro. Vabbè. Sì, lo conosciamo. Beh, lo credo. Sono Giulia. E sono una studentessa della magistrale di filosofia e scienze dell'educazione. E ho fatto teatro, nel senso, a livello di laboratori per ragazzi. Però è una... Ho cominciato anch'io così. Sì, sì. Beh, ma è normale. Mica anche perché è comunque una passione che ce l'ho. E quindi per curiosità sono qui a partecipare. Per curiosità, a questo... anche poi la base della conoscenza. Appunto. Detto, no? Grazie.
Io sono Marcella Bordi, ho tutt'altra formazione e lavoro, ho insegnato italiano a stranieri prevalentemente all'estero e da un annetto sono tornata a casa. E ho fatto un corso di filmmaking, sono diplomata, diciamo, filmmaker e videomaker. E anche per me il teatro è Officine Mattoli, Tolentino, Macerata. Capito. E adesso però vorrei rimanere qui, mettere in pratica. Il teatro è un tangente questo tangente, mio percorso, però insomma mi permette di ampliarlo. Sono Lucia. Io sono un'aziendalista che fa arte, barra artista che lavora in azienda. Quindi sono qui perché mi interessa l'idea, a parte che negli ultimi tempi io faccio arte partendo dal canto, solo che negli ultimi tempi mi sono orientata principalmente verso il teatro canzone. Quindi l'aspetto teatrale sta completando l'altro aspetto artistico. Sto qui perché mi interessava capire come si fa azienda partendo dal teatro. Non perché non voglio fare l'altro tipo di azienda, perché secondo me la trasversalità fra le due arricchisce reciprocamente, ma perché mi piacerebbe anche nell'arte riuscire a fondere bene gli elementi aziendali. Solo un momento per dire che io non sono d'accordo su un'espressione precedente, poi passo la parola. Prima avete detto che c'è l'asticina, allora io per avvicinarmi all'asticina devo cercare chi deve darmi le possibilità di fare qualcosa, e questo lo condivido. Nel caso specifico il Teatro Pubblico Pugliese non è un'azienda fine a se stessa, è un'azienda pubblica. Il progetto di servizi, il progetto Equal, è stato l'elemento, secondo la storia che c'è stata, che ha scardinato la crisi nell'organizzazione. Cioè, quando il Teatro Pubblico Pugliese si è avvicinato al territorio cercando di vedere cosa serviva al territorio, che poi c'è stato lo scatto in avanti, è quello che è emerso. Quindi è vero che io devo offrire il mio prodotto, servizio, cercandomi il target, ma ci sono situazioni e situazioni. Ci sono situazioni nelle quali ci sono delle istituzioni. L'azienda è anche un'istituzione, ma nel caso specifico è l'istituzione cardine che deve permettere a chiunque di fare azienda con l'arte, perché sono la filosofia, sono i fondi pubblici. Non a chiunque. A chi se lo guadagna. Perfetto. Una qualità che poi tenendo conto di quel cruscotto, considerando che non c'è neanche bisogno di di un'istituzione, se uno c'ha qualità alla fine esce. Perfetto. Se è capace, ovviamente, insomma, deve avere gli elementi minimi. Noi quello che possiamo fare è favorire quell'inserimento, e a quello lavoriamo. È chiaro che non è che ci riusciamo con tutti, che non è che è un'azienda miracolistica che fa i miracoli, no, però ci prova, cerca di farlo, e ti posso garantire che questa è una cosa che noi abbiamo esportato al di fuori della Puglia, sì, perché tantissimi altri circuiti non lo facevano. Oggi si pongono quantomeno il problema di farlo, altri lo fanno già, ma noi abbiamo aperto la strada. Rispetto a questo, solo una chiave, no, l'unico elemento che mi incuriosiva, questo passaggio dall'arte assistita all'arte autonoma, voi parlavate di assistito, cioè il percorso di questo cambiamento, se lo vedete come lo vedete, solo questo? Non lo vedo. Non lo vedete? Non lo vedo, perché questo è un settore assistito e non può essere diversamente. Perché non si può permettere di rimanere solo ed esclusivamente sul mercato. Questo è un dato di fatto. Poi ci sono le eccezioni alla regola, ma le eccezioni sono talmente poche che io vi dico a voi che siete in procinto di entrare, o magari ci siete già entrati, o volete entrare in un altro settore, come stiamo vedendo, e che comunque dovete considerare che questo è un settore assistito. Per cui si può lavorare, ma non a rischio totale. Bisogna trovare qualcuno che comunque vi aiuti in questo percorso. E normalmente è il settore pubblico, ripeto, nelle sue articolazioni, le sue diverse articolazioni. Questo è il concetto. Poi è chiaro che se tu trovi un teatro stabile che ti paga il tuo compenso,
che magari anche l'autocompenso, e stai bene, tu sarai inserito nel settore, però ti posso garantire che quei soldi che prendi tu vengono da un'istituzione che comunque attinge a fondi pubblici. Sono stato chiaro? Sì, cioè non è che ognuno di voi dipenderà dal riconoscimento della regione, del comune o del ministero, ma comunque il sistema che mantiene il vostro lavoro viene da quello. Sono stato chiaro? Anche facciamo un esempio di un teatro che ha un'economia che si mantiene sul pubblico e sul settore. Allora, il Teatro Team, ad esempio, sì, riesce a rinunciare ai contributi pubblici, ma lo fa con compagnie che sono comunque finanziate. Per cui se domani il ministro Bondi dovesse dire, detto uno per dire, azzeriamo completamente, il Teatro Team fallisce lo stesso, perché è vero che si mantiene aziendalmente su un fatto di mercato, ma è vero pure che il settore che lui attiva, e quindi le compagnie, tutti coloro i quali vanno lì, comunque usufruiscono di contributi pubblici, e quindi anche quel lavoro del singolo operatore che si mantiene sul mercato comunque dipende da un intervento pubblico. Sono stato chiaro? Sì, grazie. Prego. Allora, sono Giovanni Papadia, provengo da un altro mondo che è quello dell'informatica, sono un sistemista informatico. Vabbè. Sì. Siccome ha parlato più volte di cadaveri, cose, allora mi è venuto un dubbio. Sì, anche nel mio mondo ci sono dei cadaveri, quindi ho a che fare con i cadaveri anch'io. Sì. E, quindi da 4 anni ho cominciato con il teatro classico, da 2 anni ho cominciato con l'improvvisazione e ho scoperto questo nuovo mondo, e devo dire la verità, vado avanti e scopro sempre di più e dico forse ho sbagliato il mondo con cui ho cominciato, però è il mondo che mi dà da vivere. Lo continuo come passione, vado avanti. Fai benissimo, bello. Ciao, mi chiamo Eleonora. Ciao a tutti. No. Io ho iniziato la mia formazione teatrale a 18 anni, ne ho quasi 30. E inizialmente con teatro classico e poi da 5 anni frequento la scuola di improvvisazione, sono al 5º anno. E volevo rispondere a una domanda che mi aveva fatto lei forse quando stavamo fuori stamattina sul fatto che l'improvvisazione ti fa paura, e mi volevo un attimo, paura tra virgolette, nel senso che si va sul palco più nudi, no? Rispetto a chi ha un canovaccio, a chi ha... E in questo ha risposto Andy, che stai dicendo? Andy Ferrari, che è uno dei... Sto prendendo un rossetto perché... Che appunto l'improvvisazione non è approssimazione. No, ti volevo rispondere solo perché ad esempio noi... No, è perché prima non sono stata abbastanza forse precisa nel rispondere, perché non... però noi prima non possiamo andare in scena prima dei 3 anni di formazione, proprio per garantire una serietà anche alla formazione, a quello che facciamo. E niente, per vivere... faccio l'impiegata perché non posso mangiare diversamente e dico ho bisogno di abbastanza e basta, niente, sono qui per farmi venire qualche idea sostanzialmente, nel senso sono alla ricerca, voglio parlare ancora alla ricerca di che fa improvvisazione, dai va bene di qualche idea. Sono Antonio, ho appena conseguito il dottorato in filosofia. Hai detto Lecce. Ciao però, eh? No, non, ma perché non volevo imitare Eleonora. Ho appena finito il dottorato a Lecce, non ci sono possibilità di rimanere a livello accademico e quindi sto cercando di pensare a qualcosa d'altro, soprattutto con una serie, insomma, di bandi, si parlava anche ieri dei bandi europei e insomma i vari... cose di questo tipo. Ho seguito 2 anni i corsi di improvvisazione teatrale, è stata un'esperienza insomma meravigliosa. Bella. Ciao, sono Fabiana. Scusate. A chi vuoi dedicare la canzone?
No, non vi conviene, dai, giuro. Questa voce di oggi è ancora peggio. No, ma va benissimo, dai. Sì, forse, sono ingegnere gestionale, lavoro presso il DITEC, un distretto tecnologico pugliese. Ci occupiamo di ingegneria dei servizi relativi alla pubblica amministrazione e al turismo. E mi piace molto il mio lavoro perché mi permette anche di conoscere l'ambiente in cui vivo. Infatti uno degli strumenti con cui noi ci approcciamo all'ambiente, alla città, è proprio un Living Lab come spazio di innovazione per far parlare fra di loro vari attori del territorio. E faccio anche improvvisazione teatrale, sono più un anno. Beh, questo mio ciao non era molto... Ti servirà. Sì, sì, ci ha dato l'input. Bello. Ecco, ciao. Sono Caterina, mi sono appena laureata in educatore professionale all'Università del Salento e vengo fuori da due esperienze della Summer School di Carpignano, che insomma, dove si è fatto teatro sociale, quindi ho potuto verificare un po' la partecipazione emotiva del paese. Ho fatto teatro in vernacolo, quindi insomma mi piace molto stare con la gente, ma in maniera molto così folcloristica, insomma, quindi mi piace molto anche l'iniziativa di edutainment, che vorrei magari, non lo so, aumentare insomma queste mie conoscenze. E nulla, mi piace questa cosa del territorio, poter stare in mezzo alla gente attraverso il teatro, spero di insomma niente, semplicemente aumentare queste conoscenze. Vabbè. Io sono Carmen, sto studiando, sto finendo, devo fare la tesi a breve, quindi la mia tesi sarà sul teatro. E anche io ho fatto la Summer School, quindi... Che cosa studi? Scienze della formazione, esperti della formazione, precisamente. E quindi sono molto affascinata dal teatro in generale, quindi mi sto iniziando comunque a prendere informazioni, a comunque vedere un po' com'è veramente il reale il mondo del teatro. Ma schifezza. No, no, non è vero. Insomma, è complicato, però. Sì. Ma è bello... Se ti appassioni davvero. Sì, io vorrei dedicare, se possibile, l'ultima mezz'oretta che abbiamo insieme. Ancora, approfittando. No, a un po' di ciccia, cioè a quello che dicevamo prima. Abbiamo visto, insomma, tutte le diverse... non che prima non ci sia stata ciccia, per carità. Però, diciamo, le opportunità che la Regione, a maggior ragione, visto che tutta quanta il sistema teatrale si basa, come è stato detto adesso, su una sorta di assistenzialismo, comunque di politiche, forse parlerei più di assistenzialismo, no? Di politiche... No, non c'è niente. Quindi non sono le politiche... Questo anche sarebbe interessante saperlo, però quali sono poi gli step, quali sono i passi che l'attore, la compagnia o anche il formatore in campo teatrale deve fare per accedere sostanzialmente a queste opportunità? No, no, ce l'ho io. Ieri la stessa cosa, mi dava il microfono per un'ora e non mi aveva acceso. Allora... Beh, sono due cose completamente diverse. Se parli dell'attore, quindi dell'artista, anzi, a più ampio raggio, può essere il regista, può essere, è una cosa. Ovviamente opportunità per quello ce ne sono veramente poche, per il singolo artista, per l'attore. Io Teatro Pubblico Pugliese, non posso veramente far nulla, perché ovviamente non ho a che fare con l'artista in maniera diretta. Ovviamente ha a che fare con il mediatore di questo rapporto, che è la compagnia, la struttura, il teatro stabile, non lo so, qualunque altro tipo comunque di impresa culturale, quello che vuoi. Quindi è lì che si gioca la partita. Quindi il singolo artista dovrà poi rapportarsi a una impresa sul territorio. Perché noi cerchiamo... in qualche maniera di aiutare sempre più le compagnie, i teatri, ci siamo intesi, a crescere. Perché questo poi significa maggiore occupazione. Noi ci auguriamo correttamente rispetto alle norme e alle regole del gioco. Infatti, ad esempio, noi possiamo utilizzare fondi europei nei confronti solo ed esclusivamente delle imprese di spettacolo, di cultura, che ci dimostrano di essere a posto con tutte le regole rispetto ai contributi, insomma, tutto.
c'è la maniera di eludere anche questo, però almeno ufficialmente noi dobbiamo avere una struttura che rispetta le regole sotto tutti gli aspetti. Mi spiego? Questo è essenziale. Quindi noi cosa facciamo per creare occasioni? Appunto abbiamo progetti, facciamo tutto quello, facciamo i bandi poi per l'internazionalizzazione, per l'internazionalizzazione è un'altra delle linee che attiviamo rispetto ai fondi di sviluppo europeo, regionale ed europeo, che ci consente in qualche maniera non solo di attrarre, e questo lo facciamo nei confronti del pubblico, non solo di attrarre degli spettacoli, di portare qui degli spettacoli di livello internazionale, ma anche e forse soprattutto quello di dare l'opportunità alle di dare delle opportunità alle nostre compagnie in particolare di essere presenti su mercati diciamo esteri, proprio perché sono opportunità e sono possibilità di crescita per le nostre compagnie. Essere conosciuti all'estero ha ovviamente una... Scusate, no, perché è troppo vicino. Dà ovviamente maggiore possibilità di lavoro, di essere conosciuti, di fare tournée all'estero e tutto il resto. Questo è essenziale, sono queste le possibilità e possono essere tantissime come opportunità. Naturalmente cerchiamo anche di spingere la regione, anche nell'ambito della formazione, a investire sui nostri giovani, sulle competenze dei nostri giovani. Ripeto, questi ultimi bandi che noi stiamo facendo e di cui due eravamo l'altro giorno con l'assessore che era qua a presentarle, sono frutto di una trattativa pur se lunga con la regione che ci ha dato l'opportunità per poter attivare queste figure professionali e quindi naturalmente dare maggiore competenza e maggiore possibilità alle compagnie di avere, a me personalmente, ci sia un macchinista in più o un macchinista in meno, non mi cambia la vita. No, no, basta. Va bene così. Non lo so, è troppo forte fischia poi. Non mi cambia la vita come Teatro Pubblico Pugliese. Naturalmente il vantaggio può essere sul... Invece, nel dare opportunità alle nostre compagnie per avere delle persone qualificate che facciano il lavoro e che quindi migliorino in qualche maniera le condizioni anche di lavoro delle stesse compagnie. E di conseguenza il nostro rapporto con le compagnie è il rapporto con il pubblico, quindi avendo il meglio che si può avere nell'ambito dello sviluppo del lavoro. E questo è esattamente quello che facciamo. Dirvi le opportunità possono essere tante, possono essere pochissime, nel senso che noi tutto il nostro lavoro è orientato a questo, a migliorare naturalmente il rapporto con il nostro pubblico, perché per quello noi siamo riconosciuti dal Ministero, quindi prendiamo delle risorse dal Ministero, per svolgere sul territorio un lavoro di promozione e formazione del pubblico. E quindi esattamente noi siamo organismi riconosciuti così, organismi di promozione e formazione del pubblico. Che cosa significa questo? Che tutto il nostro lavoro deve servire a promuovere e quindi a far diventare sempre di più il pubblico che viene nei nostri teatri, ma anche a formarlo. E questo significa anche formarlo sui diversi linguaggi teatrali. Non è detto che noi dobbiamo fare solamente la tragedia greca o il teatro classico, che poi classico non si sa mai che cosa significa, ma ad abituarlo ad ogni tipo di linguaggio teatrale. Abbiamo poi anche un riconoscimento per la danza e quindi anche quello dobbiamo cercare di lavorarci, anche se siamo molto indietro rispetto a quello che noi vorremmo. Però noi siamo riconosciuti dal Ministero da 10 anni, prendiamo 2 soldi, credetemi, e però abbiamo comunque già sviluppato un lavoro che ci ha portato ad esempio ad avere, e quello noi l'abbiamo potuto fare
il NID, non so se voi l'avete sentito, che praticamente è una vetrina di livello nazionale ed internazionale sulla danza, e l'abbiamo fatto qua in Puglia a Brindisi, ed abbiamo avuto partecipazioni molto ma molto importanti con tutti i critici di danza, operatori di livello internazionale che sono venuti a vedere la nostra danza, compresa quella regionale, ma anche sono venuti a vedere anche la danza di altri paesi che sono venuti qui. Queste sono le opportunità che noi cerchiamo di dare. Quello è stato il numero uno voluto dal Ministero con cui noi abbiamo organizzato questa manifestazione. Oggi si rifarà, quest'anno prossimo, nel 2014, lo rifacciamo, perché è diventato un appuntamento biennale, in Toscana. E la Toscana sta, però noi siamo stati i primi, perché ritenevamo essenziale che ci fosse un luogo, una manifestazione dove la danza fosse protagonista e che desse opportunità anche a livello internazionale di essere visti. Queste sono le cose. Quindi fare un elenco di opportunità, dico, non è. E ovviamente il tutto molto dipende da quelle che sono le risorse a disposizione. Le idee non ci mancano e abbiamo già i precedenti, quindi potremmo solamente copiare, già basterebbe. Però ovviamente poi per fare le cose servono le risorse. E questo ultimamente abbiamo fatto, ad esempio, una vetrina del teatro internazionale, del teatro ragazzi, per cui le compagnie di teatro ragazzi pugliesi sono state viste come spettacoli da operatori di livello internazionale. Abbiamo chiamato molti festival, vi dico un risultato: una nostra compagnia di teatro ragazzi andrà in Cile per 15 giorni per preparare un'altra compagnia, lì non c'è il teatro ragazzi, per preparare degli operatori a fare il teatro ragazzi lì. Però abbiamo creato un rapporto, questa è la cosa importante per noi, cioè che ci siano risultati in questo senso. Domani quelli dovessero fare una manifestazione, cioè chiameranno quella compagnia a lavorare. Questo è il lavoro che noi facciamo sul territorio, che, ripeto, non è un elenco di cose già fatte, ma che man mano che le esigenze vengono fuori e abbiamo le risorse per poterle attivare, cerchiamo di affrontarle. Sì, infatti poi la domanda, diciamo, dovendo partire oggi, per esempio, c'è un albo regionale, c'è un accreditamento al Ministero, ci sono una serie di... Da dove si parte, ecco, una compagnia piuttosto che un'altra? Oggi, con quale progettualità deve... Allora, il consiglio è quello di non partire. Il consiglio è quello di non partire, di non creare un'altra compagnia, perché già ne abbiamo fin troppe. E questo è un dato a livello nazionale, non è che lo dico io. Se posso, chiedo scusa, prego. Come fare poi, in caso magari già di compagnie, a porsi all'attenzione del teatro pubblico pugliese? Ovviamente. L'attenzione al teatro pubblico pugliese è facile, nel momento in cui si è accreditati e si è riconosciuti, non è difficile. È chiaro che poi bisogna anche dimostrare di valere, perché noi non è che facciamo quello che vogliamo noi, cioè una stagione, noi stiamo preparando adesso la stagione a Lecce, in ritardo, va bene, ma non è che noi a Lecce, al comune di Lecce imponiamo gli spettacoli da farsi, non funziona così. Il comune ovviamente ha una sua idea su quello che vuole fare, è chiaro che si serve di noi, che siamo il tramite per il mercato. E non costiamo niente, perché il comune di Lecce è socio, quindi non ha bisogno di particolari altri aiuti, ma cerchiamo ovviamente di far coincidere quello che vuole il comune di Lecce con la maggiore qualità rispetto a... Perché la nostra prima preoccupazione è quella di presentarci al pubblico con un prodotto degno comunque di essere chiamato prodotto teatrale. Quindi non è proprio semplice, si fa una sorta di trattativa che alcune volte è molto serrata. Però dobbiamo cercare appunto di dare il meglio al comune, facendolo spendere il quantomeno possibile e naturalmente assicurandogli una qualità del prodotto che gli offriamo, che deve essere di ottima qualità, dico io. Poi non sempre, tante volte noi acquistiamo gli spettacoli sulla carta perché non sono ancora stati prodotti, quindi li valutiamo su quello che è il testo, gli attori,
la regia, la storicità della compagnia. Ecco perché qui ci vuole, ad esempio, per essere presi un'assicurazione che tu devi dare a me, tu compagnia devi darmi una esperienza che io devo sapere che comunque c'è stata. Non posso prendere una compagnia che si presenta così perché mi sta simpatico quello che mi ha parlato. Non può essere così. Ci deve essere un dato oggettivo per rispondere a quello che chiedevi tu prima. È normale. E quindi se io sono sicuro che l'interlocutore è uno che ha espresso nel passato qualità, vabbè, è un interlocutore valido, lo posso inserire nelle stagioni. È chiaro, è ovvio. E quindi questo facilita la cosa. Ma non è detto che al di là della mia volontà la cosa poi si possa fare. Perché io devo comunque mediare, io teatro pubblico, non io personalmente, l'ho fatto in tempi già più o meno nei tempi di Godzilla, l'ho fatto, ma so come funziona. Questo è il concetto, quindi dire a una compagnia che è appena nata può entrare nel circuito, vi dico assolutamente no. Sarebbe molto più proficuo che si appoggiasse ad una compagnia già esistente, magari per cercare di migliorare quella progettualità. Mi spiego? Spesso accade così. Poi magari dopo aver fatto un primo lavoro all'interno di una compagnia, diciamo tutor, poi alla fine si sganciano. Accade questo. Ma non è una regola, ovviamente. Quello che noi abbiamo tentato, ad esempio, anche nell'ambito dei progetti del progetto Teatri Abitati, di fare è di far tutorare una piccola compagnia, una giovane compagnia da ogni residenza. Questo può essere utile. L'abbiamo fatto anche con Coreglia, in altri modi, ma l'abbiamo fatto. Cioè, quello che può essere utile per una compagnia è comunque una sorta di palestra dove affinare la progettualità, il lavoro e poi magari mettersi sul mercato. Vi dico un dato: la produzione teatrale che si fa oggi in Italia è di 3 volte superiore a quella che è la capacità di distribuzione. Questo è un dato di fatto. Che cosa porta a fare questo dato? Sicuramente a ridurre ma non è detto che la riduzione che diceva l'assessore, riduciamo i contributi o gli interventi e miglioriamo la qualità, non è affatto vero, perché nessuno garantisce che quello che chiude esprimeva meno qualità di quello che rimane, perché purtroppo dipende, e qui la politica è determinante sulle vere scelte, quelle sulla qualità, perché noi abbiamo un FUS che, ve lo dico io, basterebbe a mantenere un sistema se il sistema fosse qualificato. Il problema è che non è così, è che la storicità purtroppo e la cristallizzazione di cui vi parlavo, che io ho potuto affrontare in un ambito regionale, non è così a livello nazionale, perché continuano a esserci quei cadaveri che intendiamoci, magari non lo erano nell'85 cadaveri, ed erano giovani, bravi, che avevano una loro progettualità, che andava valutata, ma che oggi purtroppo dopo 30 anni praticamente non è più, e non rimane il fatto che loro ogni volta ripetono le cose che facevano 30 anni fa, o quantomeno quel tipo di progettualità. Questo è il concetto. Allora noi oggi finanziamo corposamente, in alcuni casi, delle strutture che non esprimono più niente, né per il mercato e né per il pubblico. Sono stato chiaro? E però sprechiamo risorse su gente che oramai non ha più niente da dire. E questo è il concetto. Quindi bisognerebbe sì, magari, ripensare gli interventi. In qualche caso anche ridurli non fa male. Ma bisogna vedere su che cosa fai le riduzioni, perché se le fai trasversali fai morire tutti. Non fai morire quelli bravi e quelli brutti. O meglio, quelli bravi e quelli ciucci, tanto per intenderci. È così il discorso. Allora, bisogna veramente selezionare con un metodo che non può essere la riduzione del 10% e basta, ma deve essere un metodo chirurgico.
fatto da gente che non ha interessi, questo è essenziale, lo so ragazzi, però qui cioè, si gioca anche il futuro delle giovani generazioni, perché ad esempio riconoscere nuove compagnie che sono brave, che hanno dimostrato di poter stare nel mercato, e riconoscere con 10.000 euro non ha senso, perché per avere quei 10.000 euro uno deve fare una mole di lavoro enorme, perché le regole sono sempre le stesse per tutti, per chi piglia 500.000 euro e per chi ne prende 10. Allora non è una cosa possibile. O devi fare una sorta di proporzione fra quello che prendi e quello che fai, o se le regole sono per tutte, io devo fare 90 recite che adesso vogliono portare a 120, 90 recite, 1.000 giorni, sto dicendo una cazzata, 1.000 giorni di recitativo, eccetera, eccetera. Non può essere che a uno gli dai 500 e all'altro gli dai 10, perché ovviamente quello non potrà mantenere il livello produttivo di chi prende molto di più di lui. Questo è il concetto. Allora, vedremo questa grande riforma che vuole fare il Ministero, se veramente farà un po' di, non pulizia, ma di selezione. Vogliamo una selezione, non chiediamo molto. Noi ci siamo già, come si dice, uniformati a quello che sta dicendo Carmelo. Noi, parlo improvvisazione a livello nazionale, abbiamo creato questa rete da sempre che fa in modo che le 29 città attuali dove si fa improvvisazione teatrale si parlano, collaborano fra di loro e tra di loro trovano tutti i giorni le risorse, la ciccia di cui parlavi tu, per far lavorare e vivere chi come me lo fa di mestiere, ma per permettere anche persone come Antonio, Eleonora, gli che altri, certo. Giovanni, di farlo per hobby, avendo però, qui a Lecce, Alessandra e Fabio sono i capi, avendo una struttura professionale, loro due hanno una cooperativa, che permetta di avere appunto un livello anche qualitativo delle persone che poi fanno questo per hobby, alto, perché loro imparano, ma da docenti che arrivano da altre parti d'Italia. Tra l'altro qui c'è anche questo per loro annoso problema, no? Loro non pagano il docente, loro pagano il docente, il viaggio e la certo. trasferta, ma per rendere sempre più professionalizzante questa cosa. A livello italiano, appunto, siccome c'è di mezzo sempre la politica, poi tu ti scontri con grandissimi numeri che noi non avremo mai. Quando parlavo prima di leggerezza, no? Siete veloci, siete desti e destri. Questa cosa qui, il teatro italiano vero, classico, poi muore, ed è già morto per quanto mi riguarda, perché poi si danno 500.000 euro al grandissimo nome che ha 85 anni e, scusate, io parlo sempre di cadaveri, però è vero, non faccio nomi, ma è vero. No, certo. E si danno 1.000 euro a magari gente potenzialmente bravissima, ma siccome non ha l'esperienza, siccome non ha il nome, siccome non ha gli agganci, cosa può fare? Fare come abbiamo fatto noi, nel nostro infinitesimamente piccolo, ma l'abbiamo fatto. Abbiamo creato una rete, perché la rete dell'improvvisazione non è nazionale, è mondiale. Loro dopo 3 anni non vanno a fare gli spettacoli da Lecce a Ancona. Loro li mandiamo all'estero, li mandiamo in Germania, li mandiamo in Inghilterra, li mandiamo negli Stati Uniti a fare gli spettacoli. Continuano a fare gli informatici, ma culturalmente portano in giro e ci riportano, soprattutto chi va all'estero, delle risorse spaziali, straordinarie, gratis. Però la volontà deve essere quella lì. C'è la rete, c'è il web, il web dell'improvvisazione, la commissione, è nata molto prima. Noi siamo nati molto prima di quella roba lì. E oggi la utilizziamo, non è che diciamo, cavolo, se avessi avuto questa idea, no, me ne frega niente, faccio il teatrale, non faccio l'informatico, non ci sarei mai arrivato. Però la commissione di partire dal nocciolo, cioè dall'associazione locale, le altre 29 città,
quindi parlarsi, quindi scambiarsi, anche litigarsi, perché non è che poi tutto è felice. Certo. Perché io a Milano ho delle esigenze che qui a Lecce neanche esistono e viceversa. Appunto, io devo avere una sede a 3.000 euro al mese, non credo che qui a Lecce nessuno, non solo si può loro, permettere, si può permettere. Ma io non è che me la posso permettere. Io tutte le mattine dico, vado fuori, prima voi due mi avete fatto arrabbiare, soprattutto perché fate parte di Improteatro, Eleonora e Antonio, no, anche Giovanni, perché mi fa, in senso buono, poi fuori vi uccido, ma no, perché avete detto, però mi piace questa cosa qua, purtroppo però devo fare informatico perché devo mangiare, io lavoro, però va bene, sappiate che sono solo scuse. Voi vi siete detti delle scuse. Il mio compito, appunto, faccio il formatore, è di dirvelo. Volete continuare così? Ero più contento della ragazza che se n'è andata. Lei ha detto, a me piace il mio lavoro. Se non vi piace il vostro lavoro, ve lo do io il calcio nel culo. Ma cambiatelo, cambiatelo. Hai quasi 30 anni, dimostri 60 se fai così. Sì, hai detto... Ok, va bene, però a un certo punto, Eleonora, tu arriverai, perché è un ciclo di vita, ci sono arrivato anch'io, a un certo punto tu arriverai e dovrai prendere una strada, è così la narrativa, è così la narrazione, è così la vita. A un certo punto Dio o chi per sé o anche noi stessi arriviamo davanti a un bivio e il bivio, la parola stessa è o vai di qua o vai di là, no, se no vai a sbattere, quindi... Piuttosto che andare a sbattere, no, ve lo dico perché in questo eravate un po', siete stati un po' aziendalisti. Lo capisco, lo posso tollerare se vado a fare formazione aziendale, visto che questa stamattina non è formazione aziendale, per l'età che avete, Dio boh, come dicono a Bologna, Dio boh. A meno, perlomeno, il fatto che stiano qui, certo, assolutamente sì, cioè positivissimo da questo punto di vista. Devo pagare una quota, io devo camparmi per poterlo fare. Quindi la sua valutazione fino ad un certo. Io capisco lo stimolo, lo condivido e sono d'accordo. La prospettiva che dice lui. Ma lei ce l'ha la prospettiva, altrimenti non avrebbe proprio la predisposizione. Non era chiaro, non era chiaro. Cioè, altrimenti sembra troppo troppo contro autoreferenziale. Essere autoreferenziale è brutto, ma essere contro autoreferenziale in assoluto distrugge. Cioè, secondo me, cosa? Nel caso specifico potrebbe esserlo. Allora io invece sostengo l'idea che è molto carino essere anche consapevoli dei propri limiti, perché se uno è consapevole del limite lo gestisce, e quindi se io so che il mio limite è che devo trovare le risorse per curare il mio hobby, lo devo fare, cerco di farlo nel migliore dei modi possibili. Quindi ben venga i tre ragazzi, io li sostengo pienamente. Io ho detto solo che non stiamo parlando di hobby, una scusa. Cioè, i limiti ci sono, ce li abbiamo tutti e viva Dio. Attenzione che, perché sennò l'asticella poi, l'asticella non l'alziamo mai, perché è comodo. Io so fare il mio. Ma a me che me ne frega di andare nelle aziende a insegnare gente che è cerebralmente morta? A me interessa tantissimo, io lo faccio con la stessa passione con la quale alla sera vado a insegnare improvvisazione teatrale ai ragazzi o alle persone che... uguale, se non hai quella passione lì, non fatelo, il vostro mestiere, se non avete la passione non fatelo. In questo senso io tendo al cambiamento incentivandolo, quando dal mio punto di vista, giusto o sbagliato che sia, perché non sono... non le ho tutte in tasca le soluzioni, però per la mia esperienza capisco che, appunto, soprattutto per giovani della vostra età qui di sabato mattina a sentire questa cosa, quindi la volontà c'è già, no, le scuse no, non sono ammesse. Quando tu parlavi prima del fatto giustissimo, io ti avrei fatto un applauso, no? Quando hai detto c'è gente che viene a spendere per fare una convention, una riunione, che non si può permettere. Allora
Benvenga essere autoconsapevoli dei propri limiti per gestirli piuttosto che non vederli. Questo perché volevo dare valore a quello che dicevi tu prima, che è sicuramente la cosa più santa che uno possa ripensare. Ma è ovvio che magari in quella percentuale che dice Andy ci sono persone che vanno al di là delle proprie possibilità, però con un obiettivo, cioè quello magari poi di un giorno diventare attori, di fare cioè, questo che in magari io non sono d'accordo con questa cosa che devi avere le possibilità, nel senso che bisogna saper prendere le opportunità che ci sono. Il fatto di produrre è un altro elemento, però di base non posso non essere consapevole delle radici che ho, i discorsi di prima. Io non posso essere un albero che poi cade, altrimenti valgo meno di quello che potrei valere se non penso nemmeno di essere l'albero. Quindi il discorso che faceva prima Andy è molto più utile del discorso motivazionale giustissimo di dire fate tutto a prescindere. Quello a prescindere potrebbe distruggere piuttosto che costruire. Quindi non sono per niente d'accordo. Dipende anche dall'obiettivo, perché se ovviamente arrivate a un certo punto c'è anche la differenza poi tra persona che vuole fare uno dei qualsiasi mestieri del teatro di professione e persona che invece lo fa giustamente per hobby. Arrivati a un certo punto, però, forse quello che voleva dire Andy, bisogna prendere una decisione. Io per adesso no, è un hobby per me fare l'improvvisazione, il teatro. Ho cominciato. Tutti con me, mi piace. No. Me ce l'ho fatta, ragazzi. Ho messo un po', ma alla fine. È cominciata così tutto, però io per adesso faccio l'informatico e mi piace anche fare l'informatico. Ecco. Perché? Okay. Mi piace il mio lavoro. Punto, vai avanti a fare l'informatico finché stampi, davvero? Sì, sì, però se un giorno ci si manifesta la possibilità, chissà, che di fare quel lavoro, di fare l'attore, perché no? Potrei perché anche no? cambiare vita. Ma certo. Non cambiarla. No. non ti conviene, quello te l'ho detto subito io. Allora, ci sono ultimi interventi perché siamo in chiusura dei lavori sostanzialmente. Sì, perché dovevo andare in palestra, ma non ce la faccio più. Eh sì, cioè, mi fa male la schiena. Non per come dire, autocelebrarmi. Io ho studiato filosofia all'Università di Lecce, mi sono laureato. Ho provato a fare carriera dentro l'università, perché ho fatto 3 anni di... allora si chiamava esercitatore, sì, che era il primo livello per fare la carriera universitaria. Poi, insomma, ci sono stati tantissimi ostacoli, perché l'Accademia è un mondo molto, molto particolare, no? Perché, insomma, per poter scalare un gradino, insomma, devi essere un miracolato e un protetto soprattutto. Ecco. E quindi me ne sono andato a fare supplenze per 4 anni a Busto Arsizio, un posto bellissimo. Il posto più c'è bello, la Valdesa, un aereo ogni 20 sta scherzando dell'Italia. Ma c'è andato lui, no, però meno male. Però insomma, dentro l'università gli ultimi esami che avevo fatto erano esami di storia del teatro, mi ero appassionato a questa materia, mi sono appassionato al teatro. E stando lì, ho messo in piedi una piccola associazione teatrale amatoriale, perché erano tutti gente che lavorava, che aveva un lavoro, aveva un guadagno. Lo facevamo più per hobby, appunto, questo teatro. E, insomma, da meridionale sentivo sempre il richiamo della foresta, per cui insomma con altri compagni con cui avevo frequentato l'università e che anche loro frequentavano storia del teatro, insomma abbiamo deciso di buttarci in un progetto che insomma, l'idea era quella di fondare un teatro, di mettere in piedi una compagnia teatrale. Quindi io ho rinunciato allo stipendio da supplente e me ne sono tornato qui. Ho fatto, credo, 5 anni senza avere una lira dal teatro. E come me,
non prendevo una lira neanche, neanche gli altri compagni. E poi insomma abbiamo iniziato a creare gli spettacoli, iniziato a girare, il circuito non ci dava tanta retta. Stai parlando degli anni 80. Quindi insomma una condizione di povertà totale, no? Ci pagavamo l'affitto della sede che avevamo preso una vecchia masseria abbandonata, ci siamo messi a ristrutturarla, a migliorare questo posto qua per renderlo minimamente quella da Aradeo era? Non c'erano tutte le opportunità. Dov'era? Franco da Aradeo. Non c'erano tutte le opportunità di finanziamenti, non eravamo riconosciuti dal Ministero, dal Teatro Pugliese, dalla Regione. La Regione non esiste, non c'aveva neanche il budget. Non c'era una lira. Dico questo perché, Carmelo, cioè, non mi piace molto quest'idea che il teatro sia assistito, no? Tutto che assistito, no? Anche qui, insomma, per creare questo spazio... non abbiamo avuto una lira di sostegno pubblico. Vero. Quindi ci siamo presi i soldi dalla banca che stiamo restituendo, che abbiamo restituito. Allora, penso che sia importante anche, perché se noi non mettiamo niente di nostro nella fase di avvio, non ci mettiamo la nostra passione, non ci mettiamo il nostro lavoro, non ci mettiamo... io penso che le possibilità di riuscita e di sostenibilità anche del progetto diventano molto inferiori, no? Allora, anche quando dobbiamo valutare i progetti, no? Adesso c'è un sistema che è organizzato in un certo modo, no? Per cui ti chiedono l'esperienza, ti chiedono il curriculum, ma ti chiedono anche qualità del lavoro, no? Perché la valutazione che fa il Ministero che fa la Regione, cioè, si basa sia su parametri quantitativi, no? Che vuol dire da quanti anni fai questo lavoro, che cosa hai fatto negli ultimi 3 anni, cosa hai fatto negli ultimi, però poi ci sono anche parametri qualitativi, no? Nel settore dello spettacolo, insomma, la qualità è... c'è anche una scienza, no? che è la valutazione della qualità dei progetti culturali, dei processi culturali, quindi ci sono anche degli indicatori, no? Che sono stati, sono giusti, sono sbagliati, però siamo arrivati anche a questo, no? L'impatto di questa attività sul territorio, impatto economico, impatto culturale, impatto sociale, no? Sono tutti elementi importanti di un progetto culturale. Allora, per chiudere, volevo dire che secondo me una scelta la dobbiamo fare, no? Allora, non è sbagliato, io non condivido appunto quest'idea che, come dire, il teatro debba essere tutto e soltanto assistito, no? O deve essere tutto e soltanto pubblico, no? Però credo che dentro il sistema dello spettacolo la prima richiesta che ti fanno, no? È quella di essere, diciamo, un professionista del mestiere, quindi avere delle competenze specifiche, e vogliono sapere se quello è il tuo lavoro o no, o se è un secondo, lavoro, no? Allora, questo è importante, ma è importante deciderlo anche a livello personale, che io nella vita che cosa voglio fare, che cosa voglio essere? Supplente o direttore di un teatro? E quindi arriva il momento in cui questa decisione dobbiamo farla, no? E quando abbiamo fatto questa decisione ci prendiamo le nostre responsabilità e non è male, come dire, beneficiare anche delle opportunità che la Regione... No, non è male, è giusto, non è male. Noi siamo un teatro riconosciuto dal Ministero, sostenuto non granché dal Ministero, però noi chiediamo anche ai cittadini di contribuire a questa attività, pagando il biglietto, pagando il corso di teatro che vengono a fare qua, i bambini che vengono a vedere gli spettacoli pagano un biglietto, gli adulti che... No? Quindi c'è anche un costo che
viene dal privato, no? Ma lo so bene questo, no? Mica ho detto che siamo completamente... Ma no, che la mano pubblica sia essenziale lo sai benissimo anche tu. No, non no, è che... per dire che adesso, per esempio, la Regione Puglia è avanti rispetto anche ad altre regioni, perché le opportunità non sono soltanto quelle che vengono dal teatro pubblico pugliese, no? Cioè, adesso chi vuole avviare una impresa in questo settore qua, un'impresa culturale, un'impresa spettacolo, c'ha tantissime opportunità, bollenti spiriti, principi attivi, no? Quindi ci sono anche gli strumenti per essere, per essere, no? Per essere sostenuti in questa cosa, no? I laboratori dal basso, no? Quindi insomma, un incentivo, un aiuto c'è, no? Però credo che sia importante che dobbiamo partire da noi stessi, no? C'è dubbio. E quindi che poi questa asticella non la dobbiamo aggirare, la dobbiamo superare, no? Guarda, stai parlando con uno, ripeto, io non ho mai preso un euro o una lira dal servizio pubblico, ma... Ripeti, non l'ho mai neanche chiesta. Perché so, perché da 50 e passa anni, come funziona. E non mi interessa, perché quella roba, quel sistema lì, ripeto un po', è morto. Continua a esserci, a esistere, ma per me è assistenzialismo. È assistenzialismo della terza età, per me. Perché lo fanno, cioè lo spreco è proprio questo, che poi le risorse vengono gestite nel modo non sbagliato, opposto a quelle che dovrebbero essere... dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, quelle che sono le opportunità. Tu gestisci questo spazio qui, dovresti avere, cioè, se io gestissi uno spazio così, o comunque la scuola che gestisco a Milano, l'affitto, il nostro budget annuale, l'affitto della scuola, quindi i 40.000 euro all'anno, perché poi ci sono le spese oltre che l'affitto, che spendiamo a budget, noi li recuperiamo solamente con i corsi e le affittanze, le subaffittanze che facciamo. Se non facessimo così saremmo morti, perché poi noi siamo in 5 a Milano, tutti e 5 professionisti, quindi ho altre 4 bocche da sfamare oltre la mia, e se non lavorassi con le aziende io avrei chiuso nel giro di un anno e mezzo, perché capite bene che fare una giornata di attività aziendale ha un ricavo, guadagno differente di quello che ha una lezione o comunque un corso di improvvisazione classico. Poi questi soldi però io non è che me li metto in tasca, io l'80% di quei soldi lì li investo in tutta una serie di attività che mi permettono tutti gli anni di avere 3 primi anni per quanto riguarda il corso di improvvisazione, 2 secondi anni, 2 terzi anni, e poi per quanto riguarda la nostra formazione, dopo 3 anni entri nel mondo amatoriale. Io ho una persona che è con me da 17 anni, continua a lavorare alla Coca-Cola, lui fa il distributore, va in giro a vendere la Coca-Cola, lui fa un mestiere bellissimo, perché il venditore di Coca-Cola non va in giro a vendere, va in giro a ricevere gli ordini, fa questo lui di mestiere, un mestiere bellissimo, cioè, sta lì, suona il telefono, portami la Coca-Cola. È 17 anni che è con me, non esiste nessun tipo di attività attorale o teatrale dove uno, se non è un professionista, ed è la punta di un iceberg di gente che ha 15 anni, 14 anni, più di 10 anni. Tant'è che noi abbiamo avuto questo problema. A un certo punto, appunto, questo ragazzo qui e anche altri, era all'undicesimo anno che si iscriveva alla nostra scuola, e noi del direttore abbiamo detto: cosa faccio pagare io a uno che è 10 anni che mi dà dei soldi? E è tutto gratis, e ci mancherebbe, ma non perché questa persona, queste persone mi hanno dato tanto a livello di denaro, anche perché poi il corso non costa, sicuramente costa più che a Lecce, però non è che costa tantissimo. A questo teatro, mi viene da qui, noi diamo la possibilità di continuare a rimanere nell'ambito appunto teatrale nazionale gratis.
Voglio dire a, non a lui in quanto persona, ma a lui in quanto istituzione. Certo. Come no? Io devo dare 1 miliardo a quello là, 5 euro a quell'altro. E si può fare, perché c'è. Vi sto parlando della mia realtà. È concreta, è palpabile, è ciccia. Venite a Milano e vedete, ma anche qui a Lecce, cioè ovunque ci sia il teatro di improvvisazione. La cosa, dal mio punto di vista, folle, al di là degli sprechi del teatro classico, è che noi siamo ancora considerati il teatro di serie B. Una cosa faccio quando voglio entrare in un teatro io. Chiedo a te di turno, qual è la sera in cui il tuo teatro non ha spettacolo? E tu mi dici, il lunedì o il martedì o forse il mercoledì. Questo. E io dico, ah, bene, cazzo, martedì c'è la Champions League, perché non dimentichiamoci che noi in Italia abbiamo il dio pallone. Non so qua a Lecce, ma io la stagione teatrale... L'anno prossimo, non so se sapete, a giugno e luglio ci sono i mondiali di calcio in Brasile. Provate voi a fare uno spettacolo teatrale la sera che gioca Italia Ghana. Io vengo da te e ti dico, va bene, mercoledì dai, chi se ne frega, c'è Milan, Barcellona, casa. E tu mi dici, due cose mi puoi dire, no, perché non mi interessa, oppure sì alle condizioni per le quali ci concordiamo, che ovviamente non possono essere quelle normali, perché io sto rischiando del mio, ti chiedo la lungimiranza, quantomeno di non perderci una lira. Se va male non ci guadagni, però non ci perdi, perché io ti do il minimo di affitto che vuoi per la sala e poi sono fatti miei. L'organizzazione della serata me la collo io, la SIAE, la sbigliettamento, io faccio così. Faccio così e funziona, perché poi sei tu che quando vedi di mercoledì il teatro che è un po' più pieno del sabato a dire, ci crede un po' ma di questi più. Qua forse o sono tutti parenti, che sono mica, sono tanti, o se no forse perché funziona. E poi sai qual è la cosa incredibile? Che poi c'è lo scontro, perché non è una storia a lieto fine, perché poi lui mi dice, no aspetta Andy, cazzo, facciamo una roba che magari ti do 2-3 sabati all'anno. Sto parlando di adesso di qua, ma è la storia vera di Milano. Teatro Sala Fontana, 400 posti, riempito di mercoledì sera, con il responsabile del teatro faceva così. Ma chi siete? Ma com'è possibile? C'era Milan-Barcellona, quindi è possibile, 400 posti. Tu mi dici... Ah, no, ti do dei sabati, perché cazzo, il sabato è la serata, eh? E ci sono però le altre compagnie, quelle finanziate dalla regione Lombardia, quelle che hanno il cartellone, che ti dicono assolutamente no, ma chi sono questi? Siamo noi il teatro. E io passo la vita ad andare negli altri teatri a dire, mi dai mercoledì? Facendoti guadagnare, perché io ti faccio guadagnare dei soldi, li guadagno anch'io, cioè magari è il mio mestiere, però siamo sempre lì, perché poi il teatro, le istituzioni, sono, mi dispiace dirlo, ma noi siamo molto senesi, il teatrante italiano è molto senese nel senso come contrada, appena ha il suo ma oh no, ma figo, io devo fare entrare te, l'ho detto prima io, ma non basta. No, non lo faccio. E noi continuiamo come la commedia dell'arte del 1400 ad andare di regno in regno, di regina in regina, a chiedere carro, ospitalità, carro, sapendo carro. Che veniamo noi a regalare qualcosa, noi a regalarvi qualcosa, ma questa cosa forse un giorno. Io sono molto mulino a vento, aspetto che arrivi Don Chisciotte, non mi sposto. Quindi adesso sono contento che lui ci darà una possibilità assolutamente di fare degli spettacoli in questo teatro, che tanto è bellissimo. Non lo dico per facile, questo teatro è bellissimo,
Bellissimo. Quello che ti chiedo alla fine, spudoratamente, ma faccio il teatrante, quindi se non lo faccio sì. No, è di avere un'opportunità. Assolutamente. Un'opportunità a livello ovviamente leccese, ma nazionale, perché a livello nazionale volete l'esperienza? Ok. Ah, c'è problema. Volete la professionalità? Volete i, giustamente i budget, come si dice, i bilanci? Tutto quello che volete, noi ce l'abbiamo. Dateci un'opportunità. Ok? No, no, ma io... Ha fatto così con la testa, avete visto? Il suo corpo e il verbale e non verbale erano uguali. Ma davvero? No, però... No, no, ma io lo penso sul serio, oh. Mica da scherzo. Bene, sul l'ha serio. Detto, eh? Abbiamo filmato. No. Posso sottoscrivere anche una carta. Va bene, abbiamo concluso? No. Io direi che sono le due, quindi probabilmente è ora di... Andiamo a prendere i bambini. Abbiamo sforato, però mi fa molto piacere perché siete rimasti tutti quanti. Anch'io avevo notato che sabato mattina avete deciso di stare qui, così come ieri, avanti ieri, alla fine abbiamo fatto anche un po' di conoscenza, quindi vuol dire che si sente un certo fermento. E io volevo ringraziare, non so se vuole concludere, no, presidente. Sì. Andare in palestra. Andare in palestra. Dovevo andare in palestra. Volevo ringraziare. Andare a Brindisi in palestra. Quindi... Il presidente Grassi, che si è dimostrato, dobbiamo dirlo, estremamente disponibile sin dal primo momento a partecipare, certo, a questo incontro. Così come quando recentemente ci siamo visti a Bari, insomma, l'atteggiamento è stato: cosa possiamo fare per voi? Ma quello è il nostro mestiere, anche se pure io non vengo pagato. Forse voi non lo sapete, quindi gli investimenti li faccio pure io. Esatto. Sì, perché il ministro Tremonti nel 2010, oltre alle cazzate che ha detto, ha fatto anche una disposizione di legge, era una delle non mi ricordo com'è che si chiamavano, insomma, allora, comunque leggi di bilancio, in cui ha inserito che tutti i presidenti e consiglieri di enti o organismi che venivano finanziati dallo Stato dovevano lavorare totalmente gratis. E io mi sono dovuto adeguare, non è che prendessi chissà che, o prima erano 1500 euro al mese, quindi non è che poi, però io che sì, ma lavora come lavoro io, poi vediamo se non sono adeguato. No, intendo dire che comunque adesso invece dal 2010 sono totalmente a zero, quindi io non percepisco niente per fare il lavoro che faccio e che continuo a fare nonostante non prenda più il mio emolumento. Quindi lo faccio, e questo pure è un investimento, Franco, perché credimi, lo faccio sulla mia pelle, nel senso che è sulla mia attività, perché pure io devo campare, non faccio improvvisazione per campare, mi piacerebbe, ma non lo faccio. C'è sempre spazio, vero? Assolutamente. Sono un posto libero. E quindi, no, davvero, io sono a disposizione. E quindi niente. Sì, ci tenevo in particolare a dire che, come sta dicendo, anche in questo caso i laboratori dal basso hanno finanziato dei gettoni di presenza per tutti i docenti che si sono resi disponibili. Male. Tranne, ovviamente, per, certo, per il presidente. No, lo facciamo a me. Perché l'ha detto prima, perché c'è la legge che lo impedisce. Di euro che ho guadagnato. E per Ileana Sapone, che è venuta ieri, Ileana, a parlarci dell'ufficio stampa. Quindi noi apprezziamo davvero a maggior ragione anche questa la presenza, che è proprio di passione. Ma certo, è ovvio. Che è questo. Ringrazio Andy Ferrari per essere venuto qui a parlarci di questo. E un ringraziamento speciale va al direttore del Teatro Coreia, che si è reso anche sin dalla fase progettuale disponibile a darci questa partnership, che poi si è concretizzata non solo in vi do la sala, ma almeno io, come penso tutti quanti noi, ci siamo sentiti veramente accolti e a casa, quindi grazie. Ringraziamenti agli operatori che ci hanno seguito in questi giorni. Arti e Bollenti Spiriti ci hanno detto che riapriranno il bando per i laboratori dal basso e che si potrà partecipare anche di nuovo, quindi probabilmente noi, come si parlava, proveremo eventualmente a creare una nuova occasione. Molto piacere, se noi possiamo collaborare siamo a disposizione. Di questo tipo, ma ovviamente vale anche per voi, nel senso, se voi avete idee e volete svilupparle, questa è una piccola opportunità che viene data. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao ragazzi.